Oggi per voi un vino bianco piemontese, scopriamolo insieme. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e degusterò insieme a voi il Moulinet di Tenuta Roletto. Siamo in Piemonte, più precisamente nel Canavese, ed è qui che viene prodotto il vitigno Erba Luce. Le cui prime notizie risalgono agli inizi del 1600 in un manoscritto del gioielliere della corte di Carlo Emanuele I, marchese di Saluzzo. E in queste terre fra Torino e la Valle d'Aosta, la Tenuta Roletto produce Moulinet, questo erbaluce di Caluso DOCG nella versione bianco fermo. In questa DOCG si annoverano anche una versione impassito e la versione spumantizzata, ma oggi ci andiamo a concentrare su questo prodotto che è un'annata 2013, ha una gradazione alcolica di 13 gradi e viene prodotto con 100% uve erbaluce. Andiamo un po' a vederlo più da vicino e andiamo a scoprire il suo colore, questo giallo molto intenso, dorato e molto brillante, che sicuramente è proprio un bel vedere nel bicchiere. Andiamo a sentirlo al naso. Note fruttate, di pesche di pera, note anche di erbe aromatiche e un leggero sentore che è più evidente nella bottiglia appena aperta oppure quando il vino ha già fatto un po' di affinamento di idrocarburo. Si sente questa leggera nota un po' sfumata di idrocarburo. Andiamo a sentirlo al gusto. Buona acidità, anche una certa nota amara soprattutto verso la metà del sorso, ottima persistenza e anche una certa salinità. Ritorna anche il gusto dei frutti che abbiamo sentito al naso, direi che è un assaggio convincente. Parlando un po' di questo vino, che cosa vi posso dire? Beh, che come rapporto qualità-prezzo non è sicuramente un vino da tutti i giorni, visto anche il suo costo, però in qualche occasione speciale potrebbe essere una novità da portare ai vostri amici o commensali per fargli provare qualcosa di un po' diverso. Parliamo di commensali, quindi di abbinamenti. Beh, questo vino si presta sicuramente alla cucina di pesce, quindi con il tonno o l'halibut, ma anche con piatti speziati della cucina asiatica, in quanto le sue note controbilanciano la piccantezza di questi piatti. Come occasioni d'uso, può andare bene per un aperitivo oppure anche per una cena magari estiva, in quanto questo vino merita di essere bevuto un po' fresco, fra i 10 e i 12 gradi. Andare oltre forse lo potrebbe rendere un po' difficile da interpretare, ma anche difficilmente riconoscibile come note. Volendo fare un po' di accostamenti, volendo darvi qualche notizia in più, così qualche nota anche di colore, questo vino viene imbottigliato d'estate durante la luna vecchia, fa un po' di criomacerazione, quindi di fatto viene macerato a freddo e in qualche nota, in qualche caratteristica può ricordare un Riesling, soprattutto per la nota di idrocarburo, che è una caratteristica tipica di quei vitigni che anche qui ritroviamo. Quindi si può dire, adesso non mi saltino addosso tutti gli esperti, però può ricordare questa tipologia di vino. Bene, direi che per questa degustazione vi ho detto tutto. Come sempre vi ricordo che se volete mettermi un bel mi piace è gradito, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche delle nuove degustazioni, condividete il video con i vostri amici perché anche loro così conosceranno il Moulinet di Tenuta Roletto, e ricordandovi come sempre che non bisogna esagerare con il bere, che non bisogna bere se avete meno di 18 anni e che non dovete bere se dovete guidare o fare attività pericolose, vi saluto, faccio
un bel brindisi alla vostra e vi dico aspettate perché subito dopo arrivano i voti. Ciao da Francesco e da The Wine Channel.